C'è qualcosa di più ridicolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori della Zuppa di Porro, c'è qualcosa di più ridicolo della commissione d'inchiesta sulle banche presieduta da Pier Ferdinando Casini? No, non c'è nulla di più ridicolo. Oggi Massimo Giannini ha provato a dirlo, anche se in maniera più parziale, ha detto che la commissione d'inchiesta sulle banche sembra un tribunale del popolo utilizzato da Matteo Renzi per sputtanare, per attaccare la Banca d'Italia dopo l'audizione del procuratore di Arezzo Rossi. In realtà questo è un tribunale del popolo fatto dall'establishment, cioè è una cosa ridicola. Un establishment decide di rinnovare il governatore della Banca d'Italia, lo stesso establishment che conosce tutti i banchieri e che ha avuto rapporto con tutti i banchieri degli ultimi anni, fa una commissione. Questa commissione ha una scadenza a 20 giorni, ancora un mese, potrà campare massimo, non avrà nessuna conclusione, si faranno delle audizioni e queste audizioni porteranno del materiale, cioè della carne fresca, vivida e rossa per la piazza arrabbiata, l'una contro Renzi, l'altra contro i banchieri, l'altra contro Visco, l'altra contro Vegas. Insomma, sostanzialmente questo grande cerimoniere Casini della Prima Repubblica cercherà di dare qualche pezzettino di carne sapida alla piazza che è inferocita, né più né meno di questo. L'altro giorno arriva il procuratore di Arezzo e dice sostanzialmente che il papà della Boschi non sapeva e non era indagato per la bancarotta fraudolenta, ma a precisa domanda se ci sono altri indagati, il procuratore Rossi, e lì sì ci vorrebbe la moviola, ma non è il Paolo Rossi dei campionati di calcio, è il procuratore di Arezzo, fa così. Pare che faccia così e si chiede di segretare poi l'audizione, c'è scritto sui giornali, e nessun commissario gli chiede se ci sono degli indagati con nome e cognome, perché sennò il procuratore Rossi avrebbe detto che il papà della Boschi era indagato, ma per un'altra vicenda, non quella di bancarotta fraudolenta. Da questa omissione del procuratore Rossi, poi dopo svelata la indagine nei confronti del papà della Boschi dagli altri giornali dopo 2 giorni, succede un pandemonio. Ah, vedi, procuratore Rossi pagato da Palazzo Chigi, insomma, e la fiera delle antipatie si rispolvera. Non resta che guardare il motivo per il quale è indagato: è per falso prospetto. Sostanzialmente, quando stava con la merda fino al collo, la banca emette delle obbligazioni per 660 67 milioni di euro, e in quel prospetto non sono stati indicati chiaramente, secondo la Consob, i rischi da parte dei sottoscrittori che avrebbero corso i sottoscrittori di quelle obbligazioni. Cioè, se io presto dei soldi a qualcuno che sta fallendo, ovviamente, oltre a farmi pagare molto di più, assumo un rischio mostruoso. Quindi dovevano scriverlo. Ma voi li avete mai visti i prospetti di un bond obbligazionario? Voi avete mai fatto, avete visto per esempio il prospetto della offerta delle azioni Pirelli? Erano 900 pagine, non avreste capito nulla. Così come prospetto, l'idea che uno sia indagato perché non ha scritto dei rischi nel prospetto è come dire che. Vabbè, non voglio dire una cosa volgare, ma lo capite che è uno di quei grandi formalismi italiani, perché se avessero invece scritto che quelle obbligazioni erano rischiose e le avessero comunque vendute a delle persone, beh, allora a quel punto sarebbe andato tutto bene? Oppure quelle banchieri avrebbero avuto la coscienza pulita? Insomma, è una cosa. Carmine dice: Rossi annuito, non si può dire una scemenza di simile, ma Villarosa, che è uno dei commissari, lo leggo oggi in una delle cronache dei giornali del Movimento 5 Stelle, peraltro indicato qualche settimana fa da Mattia Feltri come conflitto di interessi, perché il fratello di Villarosa era un banchiere che era stato sputtanato dalla Banca d'Italia, motivo per il quale oggi si sostiene che Villarosa ce l'ha con la Banca d'Italia, perché la finanziaria del fratello di Villarosa, il cui commissario era dipendente di quella finanziaria, è stata indagata per usura e ha pagato fior di multe. Allora, la cosa che è bravissimo Pierpaolo, per la zuppa non esiste il prospetto, è troppo chiara e libera, magari fosse così. Allora, stavamo dicendo, Villarosa oggi in un pastone dei giornali, quando gli si chiede a Villarosa: scusami Villarosa, ma tu hai fatto questa domanda al procuratore se c'erano degli indagati? Lui dice sì. E il procuratore ti ha risposto che c'erano altri indagati? Lui dice sì, mi ha risposto che c'erano degli altri indagati. Ha annuito e mi ha detto che c'erano degli altri indagati. Ma poi gli avete chiesto se tra questi c'erano, chi erano i nomi di questi? No.
Io dico, sono dei geni questi commissari, sono favolosi, oggi fanno i grillini, i fenomeni, eccetera, ma la sostanza è che questa commissione è un tribunale del popolo, come detto, nulla più di questo, nulla meno di questo. Seconda notizia della Banca Etruria è che oggi, dopo 7 mesi, la Boschi querela De Bortoli per quello che ha scritto in un suo libro, e cioè che Ghizzoni avrebbe trattato con la Boschi del futuro di Banca Etruria. Questa roba qui poi ne parleremo altre volte, ma comunque il punto fondamentale lo prende Sallusti oggi, e non solo Sallusti oggi sul giornale, il fondo del giornale, ma ragazzi, il problema sono le banche, non quello che scrive De Bortoli, che può essere più o meno falso, più o meno tricky, ma il punto è: perché dopo 7 mesi la Boschi querela? Ve lo dico io, perché la risposta non la danno i giornali, ma è del tutto evidente. Sapete qual è il motivo per il quale? Perché c'è un tribunale del popolo, c'è una commissione, c'è una inutile gran casino che si fa in Parlamento per trovare un colpevole, e allora si deve alimentare come fosse un enorme digestore di biomasse, si deve alimentare con merda di cavallo, merda di mucca, questo digestore per produrre l'energia necessaria affinché il tribunale del popolo possa emettere le sue sentenze, che non sono sentenze giuridiche, ma sono sentenze dei giornali. Benissimo, un disastro, perché non arriveremo assolutamente a nulla. Seconda notizia della giornata, perché non c'è molto oggi, due o tre notizie se ci sono, i sondaggi divisi sull'apporto di Grasso al movimento Liberi e Uguali. Secondo la SVG, che viene considerata molto renziana, molto del PD, darebbe un 1% al movimento di Grasso, quindi passerebbe dal 5 al 6%, mentre invece per XE invece il risultato passerebbe dal 7 al 10%, quindi Grasso vale il 3%. La cosa più importante invece la tira fuori oggi la stampa, l'apertura della stampa di Torino, in cui si dice che Grillo aspetta che Grasso abbia un buon risultato, perché potrebbe fare con lui un'alleanza Grillo, movimento MDP, cioè D'Alema, Bersani, cioè ci sarebbe una specie di possibile entente cordiale tra questi due raggruppamenti di sinistra, quindi l'anima sinistra del Movimento 5 Stelle e l'anima sinistra del PD, che potrebbero insieme governare il paese. Dio mi mette, Dio ce ne liberi e scampi. Liberi veramente, più che uguali, e ce ne scampi da questa orrenda alleanza mostruosa dal mio punto di vista politico. Ma se uno poi però legge con attenzione lo strillone del Movimento 5 Stelle, e cioè Il Fatto Quotidiano e Marco Travaglio, si rende perfettamente conto, basta leggere Il Fatto, che sono molto positivi su Grasso, perché è il vero grande antirenziano, molto negativi su Pisapia, che vuol fare l'accordo con Renzi, e molto positivi sul Movimento 5 Stelle. Quindi ci sta molto, almeno a leggere il giornale, cioè questa costruzione che è più fatta dagli intellettuali, gli intellò del Fatto, più che dal voto elettorale, che questi due raggruppamenti siano molto più vicini di quanto ci si immagina. Notiziona pazzesca, oggi su Repubblica: la Boldrini è incerta se andare con Renzi, cosa di cui dubiterei, o con Grasso. Certo, dalla parte di Grasso c'è già una figura istituzionale, ma sarebbe divertente avere un partito che c'ha la seconda e la terza carica dello Stato come suoi candidati, alla faccia dell'indipendenza, candidato leader ovviamente, Grasso, alla faccia dell'indipendenza delle massime cariche dello Stato. Non riesco a capire perché il PD non chieda le dimissioni di Grasso alla presenza del Senato. Può essere forse una forzatura, posto che mancano pochi giorni, ma forse potrebbe alla fine della legislatura, ma darebbe un segno. A proposito dei comunisti, quella foto di Sala con il pugno così mi sembra orrenda, orrenda perché, come scrive molto bene oggi Feltri, preferisco il fascismo al comunismo. Non riguarda la foto, ma riguarda il senso generale. Feltri sul Libero scrive: preferisco il comunismo al fascismo, al comunismo, intanto perché il fascismo è durato 20 anni e il comunismo 80, poi perché è molto più forte ancora nel sentire collettivo il comunismo, poi perché i suoi leader sono morti nei loro letti e non sono stati uccisi dalla resistenza, perché hanno fatto molti più morti e perché è molto più celebrata l'ideologia comunista. Insomma, dà molte ragioni semplici come fa Feltri, ma anche molto intuitive, sul fatto che meglio un fascista di un comunista. Sto scherzando, e scherza anche lui, sul filo del paradosso, ma il ragionamento che lui fa è molto interessante nel momento in cui ci scandalizziamo per una foto di un carabiniere o di un milite, una foto della bandiera del secondo Reich, mentre non ci scandalizziamo se il sindaco della città più produttiva e capitalista italiana, Beppe Sala,
mostra il pugno chiuso, che a me fa schifo quanto la mano aperta, identico, anzi la mano aperta può essere l'antico romano, mettiamola così, il pugno chiuso mi ricorda soltanto Stalin, mi ricorda il comunismo e mi ricorda l'orrore che è quell'ideologia e i morti e soprattutto la povertà che essa ha portato. Però se noi vogliamo il sindaco di Milano celebrarlo col pugno chiuso, facciamolo. Ultima cosa, Prysmian, una grande azienda italiana che è uno spin-off della Pirelli, quando la Pirelli si compra avventatamente la Telecom, deve vendere un po' di gioielli, una di questi è la Prysmian, che fa cavi per l'energia e cavi per la fibra ottica, quella che ci porta il internet a casa, è diventata un gigante, venne venuta a Goldman Sachs, poi Goldman Sachs l'ha fatta diventare una public company quotata e di manager ne hanno una buona fetta. Beh, insomma, hanno comprato in America, una di quelle cose di cui si parla poco, noi ci piangiamo addosso quando tutti comprano da noi, abbiamo comprato il competitor che si chiama General Cable per 3 miliardi di dollari, certo l'ha pagata carissima, pensate voi, un azionista di General Cable quando dopo l'offerta degli italiani ha guadagnato l'81%, tanto è valsa l'offerta degli italiani, però si tratta di una di quelle acquisizioni che dovrebbero un po' inorgogliosirci. Vedremo in un settore delicato, importante e strategico come la costruzione dei cavi e anche molto, diciamo, innovativo. Vedremo se il prezzo pagato non è eccessivo, ma è una di quelle buone notizie che ogni tanto, almeno sulla carta, vale la pena dare. Io vi do appuntamento questa sera 19 con Matrix 105 e come sempre do appuntamento a Matrix questa sera alle 23:30 su Canale 5 e come sempre anche in questo caso vi chiedo di condividere questo video se vi piace in tutti i modi e luoghi e amici possibili. Ciao, condividete!